Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross è stato lanciato da poco sul mercato e sta riscuotendo un grande successo di pubblico. In particolare viene apprezzato per le sue caratteristiche di design unico, di comfort eccezionale, tecnologie all'avanguardia, a cui aggiunge una ricca gamma di motori, tutti Euro 6.2, benzina e diesel da 130 a 180 cavalli con cambio manuale a 6 rapporti o con cambio automatico a 8 rapporti. La versione più performante è il PureTech 180 cavalli stop and start abbinato al cambio automatico a 8 rapporti, capace di garantire prestazioni, dinamismo, brio, ma nel contempo efficienza e rispetto dell'ambiente. Con un consumo medio su terreno misto con pneumatici da 19 pollici pari a 5,7 litri per 100 km ed emissioni di CO2 da 129 a 132 grammi per chilometro in funzione della dimensione degli pneumatici. Si tratta di un motore a benzina, 16 valvole, iniezione diretta, cilindrata di 1598 centimetri cubici, capace di erogare una potenza di 181 cavalli a 5500 giri e una coppia di 250 Nm già dai bassi regimi. Al conseguimento di questi risultati contribuisce l'abbinamento con il cambio automatico a 8 rapporti, l'EAT8, che permette di ridurre i consumi fino al 7% rispetto al cambio automatico a 6 rapporti, l'inserimento più fluido delle marce per un grande piacere di guida, la funzione freewheeling da 25 fino a 130 km orari e la funzione Highway Driver Assist, un passo avanti verso la guida autonoma che consente di delegare parzialmente la guida al veicolo. E per le sue caratteristiche di potenza, efficienza, modernità, il motore PureTech da 180 cavalli verrà utilizzato nella versione ibrida ricaricabile di Citroën C5 Aircross, primo modello della marca a inaugurare la versione ibrida ricaricabile a partire dal 2020. Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross con motore PureTech da 180 cavalli stop and start e abbinato al cambio automatico a 8 rapporti è disponibile nelle versioni Feel e Shine rispettivamente a 33.200 euro e 35.700 euro.